Buonasera a tutti, bentrovati al nostro ormai abituale appuntamento del lunedì sera con le nostre masterclass, con le nostre live di coaches. Questa sera avremo con noi Mr. Massimo Vandi, che ringrazio per essere qui questa sera. Grazie a voi per avermi invitato. E per noi di coaches è una felicità avere Mr. Vandi, perché oltre che essere un amico, oltre che essere un allenatore, è il primo, voglio dirlo Massimo, e sono contento che tu lo faccia con noi, il tuo primo webinar, perché noi, come sapete, ormai chi ci segue da tanto tempo, abbiamo sempre quella voglia di condividere quei valori che ci contraddistinguono, ma con le persone che condividono i nostri stessi valori. E Massimo Vandi è proprio questo tipo di persona ed allenatore. Questa sera parleremo di un argomento che sapete bene che a noi ci sta molto caro, che sono le palle inattive, ma nello specifico le rimesse laterali. Chiaramente voglio anticipare niente, voglio dare subito la parola al mister e alla fine della sua presentazione lasceremo, come sempre, uno spazio aperto alle domande, alle riflessioni, allo scambio e condivisione di idee. Mister, ti do la parola e ti auguro una buona presentazione. Grazie, grazie mille mister. Allora, mi presento, buonasera a tutti, sono Massimo Vandi e già da diversi anni mi occupo di palle inattive. Come prima cosa volevo ringraziare mister Alessandro e tutto lo staff di Coaches per avermi dato la possibilità di parlare di questo argomento che mi sta molto a cuore, a me molto caro, che però purtroppo, come dicevamo altre volte, è troppo lasciato un po' in disparte. Quindi è una cosa che questo webinar vorrei portasse alla vostra attenzione, questo argomento, perché dal mio punto di vista è molto interessante. Direi di partire con la presentazione. Allora, partirò con questo webinar spiegandovi brevemente il percorso che mi ha portato a interessarmi di questa palla inattiva particolare. Poi vi farò vedere un lavoro che ho creato, che parte da un'analisi e un lavoro specifico per miglioramento di questo fondamentale. Per miglioramento, quando ne parlo con amici mi dicono ma come, tanto c'è un regolamento, si batte in quel modo. Non intendo il modo di battere, ma per miglioramento intendo fondamentalmente il mantenimento del possesso. Perché già se su rimessa laterale, come vedremo i dati dopo, sono tantissime le palle perse da rimessa laterale, se riusciamo a mantenere il possesso da rimessa laterale già abbiamo fatto un miglioramento, poi con i dati vedremo tutto. Poi vi parlerò di un lavoro svolto, che ho svolto sul campo, la seconda parte dello scorso anno con una squadra del campionato sammarinese e gli ultimi due mesi di quest'anno con una squadra di Serie B femminile. Vi farò vedere i risultati ottenuti. E poi, infine, lascerò un po' di spazio. Se avete qualche domanda, risponderò molto felicemente. Allora, durante il lockdown ho fatto qualche corso online. In questi corsi online, in uno, si è parlato delle rimesse laterali del Liverpool. Perché proprio del Liverpool? Perché il Liverpool è stata la prima squadra europea di un certo livello ad assumere una persona che trattasse solo le rimesse laterali, quindi non le palle inattive in generale, ma solo le rimesse laterali. E questa persona è Gronemark, e lo ha voluto fortemente Klopp dopo che ha visto i suoi successi con una squadra danese. Allora, qui andiamo alla pronuncia. Io la chiamo Midtjylland, non lo so se si pronuncia così, comunque vedete lo stemma, non ci sbagliamo. Adesso parte le battute. Allora, Gronemark è entrato nello staff di questa squadra nel 2005. La squadra, come vedete dallo stemma, è del 99, quindi quasi subito. Ha vinto il suo primo campionato danese nel 2015. In quattro anni sono stati 35 i gol nati dalle rimesse laterali. Addirittura nella stagione 2017-2018 sono stati 20. Quindi questo Gronemark, questo Klopp lo ha notato e lo ha voluto fortemente nel proprio staff. Infatti nel 2018 Gronemark è andato a far parte dello staff del Liverpool. Qui vediamo, prima dell'arrivo di Gronemark, il Liverpool aveva un possesso palla mantenuto del 45,4% ed era 18° in Premier League.
Dopo l'arrivo di Gronemark, il possesso è aumentato del 20% e è arrivato al 68,4, al primo posto in Premier League. E qui non si vede perché c'è il grafico, però in Europa è arrivato al secondo posto, proprio dietro all'altra squadra danese che allenava Gronemark. Quindi questo vuol dire che ci sono stati miglioramenti in ambo i sensi. Vi faccio vedere, per farvi capire velocemente l'importanza dell'argomento, una statistica della Premier League. La Premier League 2018-2019, in 380 partite, sono state battute 16.154 rimesse laterali, una media di 42, poco più a partita, quindi più di 20 a squadra. Quindi capiamo che con 20 rimesse a partita è molto molto importante avere un possesso mantenuto piuttosto che un possesso concluso con un tiro in porta. I dati sono stati questi: primo contatto riuscito all'83%, possesso mantenuto per almeno 7 secondi un 54% e le rimesse concluse con un tiro in porta solo un 8%, quindi su 13.000 rimesse solo 1.000 sono andate a concludersi con un tiro in porta, quindi sono dati molto bassi rispetto alle rimesse avute. Parlo della Premier League in generale e non del Liverpool qui. Allora, ho ipotizzato che per migliorare questo fondamentale, quindi la rimessa laterale, ho diviso il miglioramento in tre campi che ho chiamato dove, come, quando, per semplicità. Dove intendiamo, dove arriva la palla, chi la riceve, la parte del corpo esatta dove questo riceve la palla. Come, il come posizionare le mani sulla palla per battere, perché sembra, ma anche questo è fondamentale, come si tiene la palla nelle mani. E quando battere, inteso come il tempo che passa dal momento in cui la palla esce al momento in cui la palla viene rimessa in gioco. E per i miei studi, questi tre fattori, questi tre ambiti, incidono sul miglioramento: la parte dove 75%, la parte come un 15% e la parte quando un 10%. Quindi io personalmente al momento i due lavori che ho fatto mi sono dedicato soprattutto alla parte dove. Qualcosa anche al come, ma soprattutto alla parte dove. Allora, la parte dove, dicevamo, soprattutto nei dilettanti, l'errore più frequente che si ha è quello di dare la palla alta. Quindi qui ho schematizzato che la palla va bene darla, secondo il mio punto di vista, ripeto, non è la legge. Io vi parlo solo dal mio punto di vista, per l'esperienza che ho e per gli studi che ho fatto. La palla va data sulla corsa e al massimo a 10 cm da terra, in modo che il compagno ce l'ha sul piede, sul piatto, dovunque sia, per poterla dare a un altro compagno, ridarla a chi l'ha battuta, si può giostrare come vuole. Invece nella maggior parte dei casi, come dicevo, viene data sopra la testa, al petto, al bacino, quindi questa palla alta, una volta che la palla alta mi sta arrivando, basta che un avversario mi sbilancia un attimino, perdo il controllo, ecco che abbiamo il possesso perso. E statisticamente questi sono i maggiori motivi di perdita del possesso. Sono questi. La parte come, veniamo alla parte come. Allora, la palla innanzitutto va tenuta con tutta la mano, quindi molti lo tengono solo con i polpastrelli, i pollici, invece va tenuta con tutto il palmo della mano. Né troppo aperta, come vediamo nella foto 1, perché in quel caso non riusciamo a dare abbastanza forza. Né troppo chiusa, come vediamo nella foto 2, perché fatichiamo a dare la direzionalità, perché se vediamo le mani sono unite, quindi è più difficile dare direzionalità. L'ideale sarebbe come nella foto 3, dove gli indici e i pollici formano una specie di W, distanti tra loro 4-5 cm, sempre con tutta la mano che abbraccia, diciamo, la palla, quindi palmo, polpastrello e tutto il resto. Addirittura ho letto, ma ancora questa non l'ho sperimentata, quindi ve la vendo come l'ho avuta, che il lancio ideale è quello dove i pollici creano una controrotazione, cioè la palla va dal punto A al punto B, ma la palla ruota verso il punto A, quindi ruota verso chi l'ha lanciata e va dall'altra parte. Questo consente di dare stabilità al lancio, perché molte volte si vedono quei lanci che fanno così, oppure invece riuscendo a dare il colpo, adesso se riesco a farvelo vedere, aspetta, così, con i pollici, così, si riesce a dare questa controrotazione, la palla va avanti ma ruota verso di me, quindi mantiene stabilità. Questa, ripeto, non l'ho ancora provata. Quindi
Passiamo al quando. Allora, il quando è stata fatta un'analisi dei top 5 campionati europei, quindi Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e Germania, sono state analizzate 150.000 rimesse e quello che è risultato, indipendentemente dal terzo di campo, è che per i primi 8 secondi la percentuale, come possiamo vedere dal grafico, la percentuale di successo è molto molto alta. Passati i primi 8 secondi, ogni 2 secondi c'è una diminuzione dal 2 al 5% della possibilità di successo, che equivale al possesso mantenuto, come dicevo prima. Quindi anche il fatto di rimettere in campo velocemente ha un suo valore sull'esito della rimessa. Questo può essere spiegato semplicemente perché comunque una volta che la palla esce, a livello inconscio mentalmente si cala un attimino di attenzione. Quindi nel momento in cui cala, se io squadra A che devo rimettere in gioco, so quello che devo fare, la prendo, 2 movimenti e vado, l'altra squadra ancora non è a posto tatticamente, hanno un attimino allentato e quindi più riesco a rimettere velocemente e più posso avere giovamento da questa cosa. Ovviamente le tre cose sono legate, questi tre fattori che vi ho detto, perché è inutile che rimetto velocemente se poi te la do sopra la testa, oppure è inutile che vado bene con le mani se poi te la do alta, no? Quindi i tre fattori sono uno legato all'altro, però quello che incide più di tutti, almeno secondo la mia esperienza e soprattutto, ripeto, a livello dilettantistico, è il dove arriva la palla a chi la riceve. Quello è fondamentale ed è una delle cose primarie da migliorare. Allora, il mio lavoro che ho creato e provato funziona così. Allora, io prima di iniziare qualsiasi lavoro analizzo 2-3 partite a seconda dei dati, ma se sono allineati bastano anche un paio, di solito succede così, sono allineati, e da questi dati ricavo la percentuale delle rimesse col primo tocco riuscito, dove per primo tocco intendo la palla che viene toccata dal mio compagno. Quindi tra il primo tocco può rientrare anche il fatto che io tiro, passatemi il termine, una fucilata al mio compagno che è un metro, lui gli batte in una spalla e va fuori, lo consideriamo primo tocco perché comunque l'ho data al mio compagno, poi andremo a analizzare come gliel'ho data e a migliorare il modo. Le rimesse, la percentuale delle rimesse con il possesso mantenuto, convenzionalmente si dice mantenuto un possesso se per più di 7 secondi, la percentuale delle rimesse concluse con un tiro verso la porta e la percentuale delle rimesse che hanno portato ad un possesso perso. Questa analisi, quando la faccio, tiro giù i dati anche per terzo di campo e per tempo di gioco. Però per i due lavori che ho fatto, questi dati ancora non sono stati utilizzati, perché, come detto prima, ci saranno tante altre cose da migliorare prima di andare a vedere cosa fare nel primo terzo piuttosto che nel secondo terzo. E per arrivare a questi dati, ipotizzo che una rimessa laterale possa generare un primo tocco riuscito o una palla persa. A sua volta, un primo tocco riuscito può generare un possesso mantenuto per almeno 7 secondi o un possesso concluso con un tiro verso la porta. Quindi tutte le ipotesi sono racchiuse in questo piccolo schemino. Il lavoro che ho fatto è stato questo qui con la squadra del campionato nazionale sammarinese. Ipotizziamo un mese tipo di una squadra che si allena lunedì, mercoledì, giovedì e dà una gara al sabato. Ipotizziamo diviso in 4 blocchi l'allenamento, 4 blocchi principali. Io prendo il lunedì della prima settimana, faccio un riscaldamento tecnico e un possesso palla. Poi il mercoledì della terza settimana, sempre un riscaldamento tecnico diverso dal precedente, però sempre focalizzato sugli errori che ho visto con l'analisi, è una partita a tema. Questo perché ovviamente potessi lavorare tutte le settimane o potessi avere più blocchi sarebbe meglio, però mi rendo conto, come dicevamo all'inizio, che è una palla inattiva, che già è una palla inattiva e fatica a lavorarci. In più è una delle ultime, perché comunque se io ho poco tempo per lavorare sulle palle inattive, lavorerei sul corner e lavorerei sulla punizione prima della rimessa laterale, se io fossi un allenatore, direi da allenatore. Anche se, come vedremo, è molto importante anche questo fondamentale, perché è anche un fondamentale della tecnica di base questo. Esercitazioni che ho fatto sono queste, sono state esercitazioni. Questa semplicissima, la prima che vedete a sinistra, contromovimento, vado incontro, do palla con le mani, il giocatore in basso dà palla con le mani e gli viene restituita. Quindi questo perché? Questo è per incentivare a dare la palla
bene sul piede, come dicevo prima, sulla corsa, a 10 centimetri da terra. Il secondo step potrebbe essere che poi chi ha battuto palla e la riceve la ridà al compagno. Questa, poi bisogna vedere, sono proposte da inserire in esercitazioni più ampie. Ad esempio, noi abbiamo inserita, se fatta come attivazione, una volta che il numero 5 qui, che chi ha battuto la ridà al compagno, si può continuare con uno slalom tra i birilli e un tiro in una porticina, ad esempio, se fatta come attivazione e riscaldamento tecnico. Mentre se è fatta in maniera, diciamo, in campo aperto, perché abbiamo fatto anche in campo aperto dopo il riscaldamento, allora si può fare che il 5, dopo il passaggio numero 5, cosa succede? Succede che abbiamo la squadra schierata, viene incontro una mezzala piuttosto che una punta, 1-2 mi manda il cross e tiro in porta, oppure colpo di testa. Cioè bisogna vedere, io vi do delle proposte, degli spunti che poi vanno inseriti in esercitazioni più grandi. Molte volte anche il famoso 11-0, che può piacere o non piacere, comunque che viene fatto, si parte da centrocampo, si fa girare palla e poi si sviluppa. Noi siamo partiti anche così delle volte, partiamo da una rimessa laterale piuttosto che da un giro palla centrocampo, poi il giro palla magari lo facciamo, perché se vediamo uno invece di venire da questa parte va dall'altra, fanno lo stesso scambio, giro palla dietro e andiamo dall'altra parte. Non so se sono stato chiaro, intendo la stessa cosa si può fare con un avversario, quindi una cosa più situazionale, l'avversario che porta pressione e che riceve. Magari se si fa fatica all'inizio a dare la palla, lo si fa senza avversario, in modo che è più tranquillo chi batte, è più tranquillo chi riceve. Poi a mano che si lavora, si inserisce un avversario che uno rende il tutto più realistico, due porta pressione a chi riceve, quindi anche io che ricevo non ho tempo di metterla a posto, aggiustarla, ma la devo giocare con una certa abilità, la devo giocare bene, e chi me la ridà me la deve dare bene, me la deve dare. Come possesso palla ho fatto un semplice possesso palla a quattro porte, dove ogni volta che la palla usciva si rimetteva sempre con la rimessa laterale e bisognava far gol nelle due porte opposte a dove era uscita la palla. Le dimensioni del campo, i tempi di gioco ovviamente variano a seconda di quanti giocatori si hanno, e le regole che avevo messo io erano: dopo chi è in possesso palla, 6 passaggi e poi va a far gol. 6 passaggi, più o meno siamo su quei 6-7 secondi, quindi era per incentivare a mantenere il possesso quei 7 secondi. Chi è in non possesso poteva far gol subito dopo la riconquista, quindi io che sono organizzato aggredisco subito una rimessa laterale, perché se l'altra squadra non è organizzata ho più semplicità a portargliela via, però se li lascio giocare in serenità magari anche loro non organizzati riescono a uscire e a creare qualcosa di pericoloso, diciamo. La partita tema è stata fatta partita libera, nel momento in cui la palla esce le zone rosse sono riservate a chi batte la rimessa, quindi io che batto so che il mio compagno, se viene in questa zona, non è attaccabile, però dopo il primo tocco libera a tutti. Quindi, sempre per il discorso di prima, posso battere in serenità, so che ricevo in serenità, ma so che come tocco c'ho l'avversario attaccato. E in più, se sono sulla riga tratteggiata ad aspettare palla, so che ce l'ho già attaccato. Cioè, sono tutte cose a livello per far usare la testa anche, diciamo, ai giocatori. Partiamo dall'analisi. È tutto chiaro fino qui? Ci sono... Ok. Allora, io ho analizzato della squadra del campionato sammarinese, ho analizzato 4 partite presenti su San Marino RTV. Le ho prese le 4 che c'erano, quindi accessibili a tutti, sono ancora lì, quindi non ci sono problemi. E ho fatto, come vediamo, Faetano Domagnano e Faetano La Fiorita. Prima della fine dell'anno, del girone d'andata, diciamo, dove abbiamo visto che c'è un primo tocco riuscito dell'87% e dell'83%. Però a questo salta all'occhio subito la palla persa, 78-87, quindi l'abbiamo data al compagno, ma l'abbiamo persa quasi tutte. Bisogna vedere come è stata data. Abbiamo fatto il lavoro che è stato detto prima, e poi ho rianalizzato nel girone di ritorno, casualmente è venuta la stessa squadra, come vedete la seconda e la terza è sempre la Fiorita, e la partita col Penarossa. E qui i risultati sono stati totalmente diversi, perché come vediamo il primo tocco è rimasto quasi uguale, 89-73,
Però la palla persa è calata tantissimo, perché siamo andati al 49 e al 53, e questo lo possiamo vedere ancora meglio con questi grafici. Vediamo che il primo tocco riuscito è rimasto quasi uguale, se facciamo una media del prima e del dopo siamo lì. Il possesso palla mantenuto è aumentato vertiginosamente. Il possesso concluso con un tiro verso la porta in un caso è raddoppiato, in un caso è quintuplicato. Vi dirò di più, nel 20% è presente anche il gol che ha virtualmente chiuso la partita, vinta 2-0, il 2-0 è andato da rimessa laterale. Quindi, oltre ad avere più possessi conclusi, uno ha portato anche al gol. Quindi la palla persa, come si può vedere, anche questa è calata tantissimo, non dico quasi la metà, diciamo. Quindi il lavoro ha dato i suoi frutti. Quest'anno, gli ultimi due mesi invece, ho lavorato con una squadra di campionato di Serie B femminile. Qui ho fatto un lavoro diverso, visto che il tempo era poco e non avevo tutto il girone di ritorno, mi sono concentrato solo su una cosa. Allora, il lavoro innanzitutto era poco, l'abbiamo fatto un'attivazione tecnica una volta a settimana ed ho lavorato sull'ambito dove, perché ho visto che con queste ragazze, non dico in generale, il problema principale era che davano la palla alta, sopra la testa, al petto, poi il mister lo saprà che è stato nell'ambiente più di me, quindi ok. Allora, anche qui possiamo vedere, qui ho fatto l'analisi, ho preso la giornata prima del mio arrivo e la giornata dopo l'ultimo mio lavoro, quindi la 20ª e la 26ª. Possiamo vedere che nella 20ª abbiamo avuto un primo tocco del 67% e una palla persa del 78%. Quindi enorme la palla persa rispetto al primo tocco. Mentre dopo il lavoro abbiamo avuto un 96% di primo tocco riuscito, quindi abbastanza altissimo anche questo, è un 40% di palla persa. Siccome qui ho lavorato, come dicevo, sul come davano la palla, qui, allora vi faccio vedere, il mantenuto e il perso, che sono gli stessi che erano di là, però qui ho diviso i motivi del perso, diciamo, perché era proprio, ho fatto un lavoro specifico su una cosa solo e vediamo di analizzare com'è andata questa cosa. Allora, prima del mio arrivo il perso avevamo un 4% data verso il compagno e poi persa, quindi diciamo data bene sotto un certo punto di vista, però poi o per questioni tecniche o per questioni che non c'era una compagna a cui ridarla o per altre questioni la palla è stata persa, un 2% è andata a finire nel vuoto, quindi a nessuno. 44% alta, dove per alta intendo quello che dicevo che non bisognerebbe fare prima, petto, bacino, spalla, testa, è un 27% addirittura direttamente agli avversari. Quindi se guardiamo sono tantissime sono queste palle che buttiamo via, tra virgolette. Questo è l'esito del dopo il lavoro. E questo andiamo a esploderlo. Allora, possesso verso il compagno e poi persa abbiamo avuto un 16%. Nel vuoto neanche una palla, alta 20% e data agli avversari un 4%. Vi faccio vedere un grafico col confronto. Allora, come vediamo, il mantenuto è migliorato tantissimo, perché dal 22 siamo passati al 60. Il perso è passato dal 78 al 40. Lasciamo un attimo stare verso il compagno poi persa, poi vi spiego perché. Nel vuoto dal 2% non ne abbiamo più date. Palla alta dal 44 abbiamo dimezzata, siamo andati al 20, agli avversari dal 27 al 4. Perché ho lasciato un attimo indietro? Perché potrebbe sembrare un dato in controtendenza, diciamo, verso il compagno più perso, dal 4 al 16. E invece abbiamo lavorato proprio su questa cosa, sul modo di darla. Quindi abbiamo dato più palle bene al nostro compagno, poi se c'erano altri due mesi sarebbe stato il momento di lavorare. Una volta che l'ho data bene al compagno, cosa facciamo? Mettiamo un compagno in scarico, la ridiamo a chi me l'ha data, è mancato il dopo, però c'è stato un miglioramento sul darla al compagno, quindi data bene a 10 cm da terra e sulla corsa. Anche questo dato sembra in controtendenza, ma è positivo rispetto al lavoro fatto questo. Concludo con una frase che ho letto sul web e mi è rimasta dentro. Le rimesse laterali sono il figlio dimenticato della famiglia dei calci piazzati. Io mi auguro che succeda a voi quello che è successo a me quando ho fatto a suo tempo il corso sulle rimesse laterali, cioè che quando guardate una partita riusciate a guardarla con occhi diversi.
cioè, per rifarmi un po' la frase, con gli occhi di un genitore che sa che è un figlio dimenticato, ma se è aiutato a crescere può dare tante soddisfazioni. Non so se ho reso l'idea. Massimo, direi proprio di sì, direi proprio che hai reso l'idea. Prego. Io vi ringrazio di nuovo per l'attenzione che mi avete prestato e se ci sono domande sono qui a vostra disposizione. È un argomento, ripeto, a cui tengo tantissimo. Ero partito con le palle inattive in generale, come tutti, penso si parte dai calci d'angolo, poi si passa alle punizioni, al calcio d'inizio, anche se è meglio non averne molti in una partita, però calcio d'inizio. E poi dopo questo corso ho spostato la mia attenzione sulle rimesse laterali perché proprio sono convinto che se ci si lavora, e poi i pochi dati che ho raccolto fino adesso sembra mi diano ragione, però sono convinto che se ci si lavora e ci si lavora in un certo modo, si possano avere grandi giovamenti. Anche perché, cioè, banalmente dicendo, se io perdo un 20% di possesso, lo do all'avversario. Quindi se io non lo perdo, non solo un 20% di possesso in più io, ne ha 20% in meno lui. Quindi, cioè, questo mi sembra lampante, questa cosa. Massimo, guarda, io ti dico una cosa. Hai detto tante cose che sai che condivido. Sull'aspetto poi legato al calcio femminile l'ho potuto vedere in prima persona nelle tre squadre che ho allenato, dove questa percentuale di palle alte, di palle giocate male è visibile nelle partite che ho potuto vedere, che ho potuto analizzare. Questo è un dato importante. Aggiungo a quello che sto dicendo, anche nel calcio maschile ho visto questo, di come non sappiano eseguire un gesto tecnico, cioè meglio, come non si è allenato questo gesto tecnico, perché tante volte, a mio avviso, si dimentica che la rimessa laterale è uno di 7 gesti tecnici e quindi che andrebbe allenato. Poi, con le modalità che tu ci hai spiegato questa sera, a maggior ragione, guardando i dati, analizzando i dati che tu hai esposto, è lì da vedere. Quando poi c'è un'evidenza come quella che tu ci hai mostrato questa sera, un argomento come questo deve essere per noi un motivo di miglioramento. Quindi io ti ringrazio per quello che hai condiviso questa sera. Stanno già arrivando tante domande, comincio a girartele. Va bene. Ora Danilo scrive: come per il gioco si potrebbe mettere anche la palla riconquistata su palla persa, quindi preventive anche su questo. Non ho capito la domanda. Allora, l'ho letta, ma non ho capito. Io credo che Danilo voglia dire che andare in preventiva prima di perdere la palla. Quindi se io penso a un'azione di rimessa laterale, sì, quindi noi abbiamo la palla, comunque un giocatore quando si perde la palla, quindi sulla palla riconquistata, vada subito in preventiva perché... Ah beh, in fatto difensivo mi dici? Esattamente. Ah ok, sì. Però sì, condivido questa cosa... Però il lavoro deve essere fatto dal mio punto di vista, poi ovviamente non viene sempre bene, per mantenere il possesso, questo voglio dire. Quindi poi è vero che ci sono anche gli avversari, quindi probabilmente vuoi fare una cosa, vengono gli avversari e la perdi, però sì, ci vuole anche qualcuno in preventiva, perché soprattutto nel secondo, ma anche nel primo terzo, è facile perdere palla e prendere gol. Succede spesso. Mi ricordo qualche settimana fa, Lazio Inter-Lazio, non so se ti ricordi, se sì, vi ricordate, sì. 1-0 Lazio, parata di Onana su Immobile, se non sbaglio, potrei sbagliare, ma gran parata di Onana, poco dopo Lazio in pieno controllo, fallo laterale nel primo terzo, tra il primo e il secondo terzo per la Lazio, battuto male, prende palla Lukaku, Martinez, gol 3-1 Inter, mancava un quarto d'ora. Probabilmente, non lo sappiamo, ma senza questo episodio era in totale controllo la Lazio, poteva finire diversamente la partita. Parliamo di Lazio-Inter, non parliamo di squadrette. Quindi, cioè, sono episodi che possono svoltare una partita o incidere totalmente sul risultato di una partita. Poi Arthur ti scrive: da matematico di professione, allenatore per passione, mi sta piacendo veramente tanto come stato studiando e lavorato il tema, mi hai sentito prima, grazie di cuore. Quindi grazie a te del complimento, sono molto orgoglioso di questa cosa, perché è stata fatta col cuore, è stata fatta e
con la passione, sono contento che si sia vista questa cosa. Molto, molto, io te lo riconfermo, l'avevo già sentito, visto, ma si sente proprio dalle tue parole, come lo esponi, come lo dici, come lo trasmetti, che c'è veramente tantissima, oltre che competenza, passione. Grazie. Danilo scrive, le riflessioni sono sulla fase offensiva, su quella difensiva che suggerimenti vengono dati? Personalmente lascio il passaggio indietro, esempio, sul difensore centrale, e metto un uomo proprio su chi rimette la palla, proprio per dare fastidio sul classico scarico che si fa nel ridare la palla a chi ha battuto. Allora, qui siamo più su, come posso dire, non dico su schema, però siamo più su uno schema, diciamo. Il discorso è che, come posso dire, cerco di spiegartelo. Allora, molte volte sento molti allenatori dire ma sbagliamo le rimesse laterali perché non abbiamo uno schema sulle rimesse laterali. Bisogna che facciamo gli schemi. Però se io vado a fare lo schema su rimessa laterale e chi ha la palla in mano non riesce a darla nel modo giusto, lo schema fa fatica a venire. Come dicevo l'altra volta, mi pare anche con te Alessandro, è come creare uno schema per mandare un uomo, liberare un uomo a saltare da corner sul secondo palo e avere chi calza che non arriva neanche al primo. Cioè, esatto. E quindi se voi, adesso magari qualcuno l'ha già fatto, però se riuscite a guardare le rimesse laterali delle una a una, o vi appuntate l'esito, non lo so, fate come credete, veramente il problema principale è quello che vi dicevo. Quindi il discorso del difensivo è un discorso che secondo me viene poi, perché prima bisogna insegnare ai nostri giocatori come battere. Poi entra in campo il discorso che non è semplice insegnarglielo, soprattutto dipende anche dal livello dei giocatori, più si va su, più sotto un certo punto di vista risulta difficile andare a allenare questa cosa. Semplice sotto certe cose, difficile sotto altre. Però sì, dal punto di vista difensivo, se siamo nel primo terzo, anche a me piace ripartire 1-2, quello che per esempio avete visto, come dicevo prima, invece di andare verso sinistra, il giocatore che riceve nello schemino di prima va verso destra e si rifà il giro palla dietro e si riparte. Ecco che abbiamo mantenuto il possesso, poi ovviamente si sviluppa a seconda del modulo, a seconda del modo che gioca la squadra. Assolutamente sì. Una cosa che si nota molto nel settore giovanile è che si battono sempre in avanti, non so se è per paura. Qui mi viene in mente una cosa, mi viene in mente, adesso non è il caso del settore giovanile, spero non ci siano questi tipi di allenatori, però ancora sento molti allenatori dire batti la lungo riga, che è meglio che la perdiamo laggiù, così ci mettiamo a posto, piuttosto che creare di fare un qualcosa di cercare di creare un qualcosa di positivo. Ancora pensano già in negativo, cioè perdiamola là e ci mettiamo a posto. Forse nel settore giovanile io non l'ho seguito molto negli ultimi anni, l'ho seguito diversi anni fa quando ancora non mi ero approcciato a questo mondo, diciamo, intendo delle rimesse laterali, però forse si battono in avanti per cercare di dare un qualcosa propositivo più che per paura, però molte volte è utile anche batterla dietro, come dicevo prima, ripartire atta a mantenere il possesso, diciamo, la rimessa laterale, piuttosto che a creare un qualcosa subito. Creare qualcosa sono favorevolissimo, però in certi casi bisogna che il giocatore sappia se è meglio mantenere il possesso, quindi giocare in un certo modo. Allora, Giulio Favalini ti scrive, grazie per l'approfondimento, le esercitazioni proposte, ovviamente con modifiche proporzionate all'età, possono essere effettuate anche per le categorie pulcini ed esordienti. Grazie mille, buona serata. Allora, io le ho proposte non personalmente, ma le ho fatte fare anche a qualche amico in queste categorie. Si fanno queste esercitazioni che ho proposto, si potrebbero fare delle cose ludiche, diciamo. Ad esempio, noi abbiamo proposto dei coni dentro l'area, dove da fuori area una gara a squadre chi buttava giù più coni con la rimessa laterale. Oppure abbiamo cercato di fare dove in categorie tipo pulcini, dove magari non interessa proprio la squadra a livello, cioè partita finale, non è che ho bisogno di mettere la difesa della domenica contro l'attacco della domenica come succede negli adulti, si mettono una serie di coni
10 giocatori, magari sono, deve venire fuori un 5 contro 5, mettiamo 10 coni, 5 con un cinese blu, 5 con un cinese rosso, dico ad esempio, poi ogni giocatore deve buttare giù un cono e a seconda del cono che butta si forma la squadra. Quindi Luca, dico a caso, Luca ha buttato il cono giallo, voglio stare con Luca, cerco di abbattere il cono giallo, cioè anche per dargli... E poi si possono far benissimo, prima si inizia e meglio è dal mio punto di vista, ovviamente come dicevi tu, con le opportune modifiche, perché non puoi a un pulcino dirgli metti dietro, cioè bisogna che inizi a insegnargli il gesto, però con le opportune modifiche e sempre in maniera ludica dal mio punto di vista, fino a una certa età. Allora, Nicola ti scrive: buonasera, calcio femminile, il gesto tecnico è correlato anche al gesto motorio, in questo caso l'analisi video potrebbe essere correlata sia per il mister che per il preparatore atletico? Sì, potrebbe essere, noi qualcosa abbiamo fatto, ripeto, il tempo è poco, è stato poco col calcio femminile, però qualcosa abbiamo fatto anche in questo senso, sia gli allenamenti, ero a stretto contatto col preparatore atletico che era col mister, quindi tutti e tre, e lo facevamo. E il gesto tecnico risulta, prendetela con le molle, più difficile da fare rispetto al calcio maschile, cioè fanno più fatica a darla bassa, quindi bisogna lavorarci di più, però c'è da dire che per quella poca esperienza che ho avuto apprendono molto prima, cioè bisogna lavorarci di più, però apprendono prima. Non so se era quello che mi chiedeva. Credo di sì, adesso poi Nicola ce lo scrive se fosse, se ti chiede qualcos'altro in merito. Sì, senza problemi. Danilo ti dice: il problema principale sul dare la palla sui piedi è dettato dalla vicinanza che si crea su chi batte e la paura del cambio rimessa. Quindi è importante il movimento d'inganno, esempio contro movimento. Può essere? No, non può essere, ma è sicuramente. Noi generalmente, non l'ho detto prima, mi è sfuggita, l'esercitazione la facciamo a 10-12 metri, in modo che chi viene, ci sono 8-10 metri tra chi batte e chi riceve, perché comunque ci devono essere quelli, se no, come dici tu, c'è il cambio rimesso, ovviamente. Movimenti, ovviamente, queste sono solo esercitazioni per abituare il modo di lanciare, però poi il discorso che facevo prima, il risultato del calcio femminile che è aumentato, quel data al compagno poi persa, allora lì poteva esserci movimento inganno, può esserci un incrocio dove uno ferma, blocca il marcatore dell'altro e lo lascia libero di ricevere, poi si può andare avanti con i discorsi e si va in, tra virgolette, qualche schemino proposto come esercitazione, di modo che poi venga riconosciuto la domenica o il sabato quando c'è la gara e venga fatto, però sempre come esercitazione noi lo proponiamo. Prima, mister, quando Danilo diceva sulle preventive, chiaramente parlava, quando noi abbiamo la palla, di stare in preventiva. Mi viene in mente, per dire, si parlava di Klopp, comunque analizzato il Liverpool di Klopp, che molto spesso, non posso dire sempre, però molto spesso addirittura lui non utilizza le preventive. Ci sono tante volte che quando... io parlo in questo caso sulle situazioni di gioco, non sulle rimesse laterali. Lui, nella maggior parte delle situazioni offensive, tante volte troviamo proprio la linea difensiva del Liverpool che non è in preventiva, infatti alcune volte, soprattutto sulla zona destra di Alexander-Arnold, si fa infilare e qui vanno in difficoltà. Però, allo stesso tempo, penso che essere in preventiva, quando tu hai la palla che stai facendo la rimessa laterale, sia una delle cose da tenere in considerazione. Certo, certo. Quello è fondamentale. Hanno preso gol in questa Coppa Campioni contro il Real Madrid, non so se te lo ricordi. Assolutamente. Quindi gli è costato. Assolutamente sì. Allora, infatti per paura si butta avanti, almeno non si rischia di insegnare questo gesto, invece denota sempre voglia di costruire. Grazie dell'approfondimento, utilissimo. Grazie a te, però è proprio questo il succo, il fulcro di tutto il discorso e di tutti i discorsi che possiamo fare. Se vogliamo costruire, vogliamo non rischiare, diciamo. Io, Massimo, ti voglio chiedere due cose. Una è una domanda che ti faccio, la seconda, poi, prima di concludere, è la domanda che faccio sempre a tutti i nostri relatori. E quindi avrei piacere di sapere anche la tua risposta.
Come si può inserire un tipo di lavoro di questo tipo all'interno di una settimana? Ne parlavamo prima della diretta, quando magari abbiamo pochi allenamenti, qualcuno magari ne ha due, qualcuno ne ha tre in certe categorie, non sto a nominare quattro o cinque, però magari, sai, sono due allenamenti e quindi c'è sempre la, passo, lo utilizzo io questo termine, la scusa del tempo. Com'è che invece possiamo inserire questo argomento che abbiamo visto che è importante, sappiamo che è importante, è un gesto tecnico, ci sono tanti palloni persi, quindi potrebbe andare anche aiutare quella che è la nostra squadra. Cioè, qual è quel messaggio che noi possiamo dare agli allenatori per riuscire a far inserire maggiormente questo tipo di lavoro? Io personalmente l'ho studiata in questo modo, come un riscaldamento, cioè tanto noi facciamo diversi riscaldamenti tecnici, io sono un vice allenatore, faccio anche, quindi facciamo diversi riscaldamenti tecnici, una volta al mese o due volte al mese, quello che riusciamo, sulle 3x4, sulle 12 volte mensili, inseriamo questo qui. Poi, ovviamente, se come il lavoro che ho fatto quest'anno, vado su una volta a settimana e basta, è un conto. Se invece sei con una squadra, la stessa cosa la puoi fare durante una partita. Cioè, anche se l'esercitazione è diversa, puoi mettere il puntino sull'AI, diciamo, mettiamola così, sulla rimessa laterale, anche durante altre esercitazioni, durante altre partite, durante le partite, partite anche libere, dove si cerca di fare la rimessa laterale in un certo modo, magari si dice partita libera, anche se non è proprio l'obiettivo dell'allenamento, perché sappiamo che l'allenamento è di solito suddiviso in obiettivi, si può comunque mettere una regola o un qualcosa dove si dice se la palla è data sopra lo stinco, per dire la rimessa va all'avversario, che ne so. Quindi lavorare specifico, secondo me, bisogna lavorare, non puoi solo... Qualcuno mi dice, sì, ma quando facciamo la partita li correggo, però non è così. Secondo me non arriva il messaggio. Bisogna lavorare specifico e costantemente, che per costantemente può voler dire, come ti ho detto, una o due volte al mese, però bisogna lavorarci, come si lavora su tante altre cose. Però ovviamente se dobbiamo lavorare un mese di fila sulla rimessa laterale, le battiamo benissimo, però poi non sappiamo fare la fase difensiva, prendiamo 4 gol a partita, non serve a niente. Questi prendono 20 gol in 5 partite, però guarda come battono bene le rimesse, non porta a niente, non porta. Quindi ci vuole il giusto equilibrio e bisogna ogni momento, se un allenatore è presente con la squadra, diciamo, ogni momento anche guardare questo particolare, ma deve essere prima l'allenatore a farlo notare, quindi lo ritiene importante, quindi lo fa passare il messaggio ai giocatori che è una cosa importante, e anche i giocatori dopo lo capiranno. Io ho notato, per la mia esperienza, che già il fatto di parlare con i giocatori di questa cosa, e se si riesce di fargli vedere anche qualche video di rimesse sbagliate, già porta parecchio giovamento. Anche solo parlarne e farle vedere, perché già aiuta molto. Poi più si lavori, ovviamente, più trai beneficio. E prima di farti un'ultima domanda, volevo fare un'ultima mia considerazione con te, Massimo. Pensando ai ragazzini, perché nei bambini si esegue la rimessa laterale con i piedi, quindi penso ai bambini, correggetemi, so che fino a una certa età non si fa la rimessa laterale. Sì, mi pare anche a me, non mi ricordo, ma mi pare anche a me, sì. Poi se ci fosse qualche amico, non di quella fascia d'età, che mi corregga, per favore, non voglio dire una cosa errata. Però salendo, guardando anche nei settori giovanili, no, dove ci sono rimesse laterali, io credo che sarebbe importante partire, in questo caso, da quello che è proprio l'aspetto coordinativo, perché vediamo delle rimesse laterali che, al di là che non vengono eseguite come dovrebbe essere da regolamento, e quindi supponiamo anche che l'arbitro chiude un occhio, magari in relazione alla perpendicolarità del campo, queste cose qui che adesso in nessuna categoria si sta a guardare, salvo che si alzi il piede, cosa che non si può fare. Però io credo che sia molto importante dire ai nostri ragazzi come posizionarsi col corpo, come hai detto bene tu, hai fatto proprio il discorso delle mani, questo io lo trovo fondamentale, il discorso del corpo io lo trovo fondamentale, e quindi il passaggio da fare, a mio avviso, per arrivare a una esatta esecuzione, rimessa laterale, è l'aspetto coordinativo,
volevo sapere tu cosa ne pensavi. Quello è fondamentale l'aspetto coordinativo, però anche se in categorie, cioè bambini più giovani, diciamo di età più bassa, non si rimette ancora con le mani ma si fa coi piedi, come dicevo prima, in maniera ludica, in maniera, è bene iniziare a insegnare il gesto e poi a livello coordinativo tutti i settori giovanili più o meno strutturati dovrebbero iniziare a lavorare. So che molti lo stanno facendo, adesso io ne ho visti pochi qui nella zona, però so che questi lo stanno facendo con un preparatore atletico, mi rendo conto che le risorse sono sempre meno, però è fondamentale, perché poi andare a un ragazzo di 18-20 anni, insegnargli a farlo la coordinazione o a fare la rimessa laterale, dopo risulta difficile, anche perché magari questo dice 20 anni, ti faccio 20 gol a partita, a campionato, mi viene a insegnare una rimessa, cioè sono cose che tirate su da piccoli, è più facile insegnarle, però bisogna avere i giusti metodi e la giusta considerazione della cosa, che molte volte purtroppo è quello che manca, come ti dicevo, ma non perché si dà precedenza ad altre, non perché non la si considera. Concordo. Io prima di... niente, c'è una domanda prima della mia ultima domanda. Ciao a tutti, vado fuori dal tema rimesse, visto che avete parlato di due allenamenti, la mia domanda è questa. Nel settore giovanile, quanto è rilevante il terzo allenamento a livello fisico e tecnico? Tornando alle rimesse, io alleno una volta al mese il tema rimessa e nei giovanissimi, soprattutto quando incontri squadre del tuo livello, di sicuro è un 5% in più di possibilità per andare al gol quando si è nella metà campo avversaria. Grazie. Quindi la seconda parte è stata una conferma di quello che dicevamo, diciamo, dai. Direi assoluta, Massimo. La prima parte, quanto rilevante il terzo allenamento dal punto di vista fisico e tecnico. Ovviamente più ci si può allenare, meglio è. Bisogna fare, soprattutto a livello giovanile, far quadrare la scuola, il rientro, lo studio, tante altre cose. Però è molto molto importante. Dal mio punto di vista, squadre che fanno due allenamenti, squadre che ne fanno tre, si vede la differenza, si vede tantissimo, si vede. E quindi è fondamentale. Parlavi del gesto della rimessa, che molti non lasciano correre, molti arbitri, per dirtene una. Io quest'anno ero sempre vice allenatore lì nel campionato sammarinese, c'è stata qualche partita che ci siamo dovuti, tra virgolette, arrabbiare col quarto uomo, perché battevano con un piede in campo e il secondo solo il tallone sulla riga in campo, cioè sai, vai di corsa, lasci la palla quando è tutto in campo, non ci guardano, e poi c'è il quarto uomo, per dire, lì, quindi neanche da dire, cioè proprio, guarda, delle cose proprio anche a livello di regolamento viene lasciata un po' a sé questa cosa, purtroppo, perché poi sì, perché comunque, scusa, ti interrompo, è anche vero che per come la battono in molti sarebbe sempre un gioco fermo se vai a... quindi bisogna, dal mio punto di vista, bisogna partire da piccoli, bisogna partire con le dovute esercitazioni, con la dovuta pazienza, ripeto, soprattutto in forma ludica per i più piccoli, in modo che quando arrivano a una certa età e devono battere in un certo modo sanno già di cosa si parla, anche perché poi anche lì il tempo è poco, quindi se devi ricominciare da zero diventa problema. Concordo al 100% con te, mister, assolutamente. Massimo, io ti faccio la nostra domanda finale, prima di salutarti e ringraziarti. Mi piace sempre chiedere una cosa che in questo caso è ulteriormente evidente. Noi come coaches parliamo sempre di passione, parliamo sempre di condivisione. Quindi la passione è un po' quella che ci condivide, ci contraddistingue. Con te questa sera penso che sia evidente, mi piace ribadirlo. E mi piace chiederti... se tu dovessi dare ora un consiglio a un allenatore che inizia a allenare oggi, che inizia a percorrere questa strada in qualsiasi categoria, quale sarebbe il consiglio principale, chiaramente oltre alla passione che ci contraddistingue sempre? La passione è fondamentale, perché se non hai la passione lo devi fare per altri motivi, è meglio che non inizi, soprattutto. È quella di non fermarsi mai a livello di formazione, tra virgolette, nel senso, parla con amici allenatori, segui coaches, soprattutto, no, adesso parte tutto, segui comunque formazione online, segui corsi, segui tutto quello che puoi, perché non è da dire adesso sono arrivato a allenare
e i giovanissimi dell'Inter, la prima squadra che mi viene in mente, non sono interista. Comunque sono a posto, so tutto, sono a posto. Anche l'allenatore più bravo, anche quello che allena la squadra più forte del mondo, bisogna che continua a aggiornarsi e a formarsi, perché comunque il calcio è sempre in movimento. Fai una cosa, due mesi dopo già ne è uscita un'altra e devi cominciare a stare al passo. Quindi questo è il consiglio che posso dare. Non sentirsi mai arrivato e avere sempre, tra virgolette, fame. Quella fame di imparare, e che poi si traduce in fame di insegnare. Una volta che hai imparato, devi riuscire a trasmetterlo ai tuoi ragazzi, alle tue ragazze, ai tuoi bambini, a quello che è. Questo è il mio pensiero. Mi piace molto e ti ringrazio per averlo condiviso con noi, questo tuo pensiero. Ti dico, è stata una serata che avevo la fortuna di aver sentito in una parte, però con quello che ci hai detto questa sera hai completato quello che è proprio stato quel momento di condivisione fra noi. Ti ringrazio per averlo condiviso all'interno della nostra community, con tutti gli allenatori che ci hanno ascoltato qui nel gruppo e sul nostro canale YouTube Panchina Tattica. Chiaramente per noi sarai sempre il tuo primo webinar l'hai fatto con noi, e certo, quindi siamo orgogliosi di questa cosa. La mia prima volta, mettiamola qui. Io ti ringrazio ancora e ti do appuntamento ai prossimi eventi con grande piacere. Grazie a voi per avermi dato la possibilità, ripeto, sono stato molto contento, poi sono stato entusiasta quando me l'hai proposto, tant'è che ti avevo detto aspettiamo che abbiamo qualche dato in più, viene un lavoro magari, e penso sia venuto più completo di come l'avevi visto all'inizio. Bellissimo. Poi se ci saranno novità o se ci saranno altre cose, potremmo fare qualcos'altro molto volentieri. Con vero piacere. Mister, ti ringrazio. E grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao a tutti e grazie a tutti. Una buona serata a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi contenuti. Grazie. A voi. Ciao.